Allora, questione magistrale, fare o non fare, quella triennale, dici basta, io con l'università ho chiuso per sempre. Io penso intanto che tutti viviamo quella fase di scazzo, se è una cosa proprio che sai, mi sta portando via il cervello, no, la salute mentale è importantissima, quindi no. Però se un semplice rompimento di coglioni, ragazzi, proseguite. Pensate alla magistrale come un'occasione in più, no? Dici, ma magari conosco il ragazzo della mia vita, magari vado in questa città e finalmente l'opportunità, soprattutto parlo per i ragazzi del sud, che per noi tipo il 90% delle persone che continuano la magistrale se ne vanno a studiare al nord. Non riduciamo la magistrale a studiare e basta, perché è sbagliato. Anche se la depressione da sessione ci fa pensare che l'università è quello che ci blocca da realizzarci come persone che hanno le loro proprie passioni, i loro sport, che magari l'università tra virgolette diamo la colpa del fatto che a volte ci fa ingrassare, non riduciamo l'università alla sessione. La magistrale come quell'opportunità di poter dire senza pesi sulla coscienza: mamma, papà, pagatemi l'affitto, io vado a studiare là e vi fate le vostre esperienze. Dovete pensare anche al fatto che non è che voi dovete per forza tipo prendere 30. Come vedrete anche voi, nella maggior parte delle magistrali, e già questa cosa mio fratello me l'aveva detto, alla magistrale tendono i professori a mettere voti più alti, quindi ovviamente tu hai la responsabilità di aver preso dei voti magari più alti. Per esempio in questo momento la mia media è del 27 punto qualcosa, alla triennale era 25 punto qualcosa. Ovviamente ti disturba un po' presentarti all'esame se sei un po' con il culo per terra. Però uno può anche decidere di continuare e non dedicarsi tantissimo. Tipo la mia amica appunto Leoncino, sentite che per lei era un no. Comunque abbiamo visto l'open day insieme dell'università di Urbino, l'open day online. Se voi sentite oggi lei, allora a parte che ha una media più alta della mia, giusto? Ma comunque è soddisfatta e felice e 2 anni passano velocissimi. Io ho vissuto l'università, il tunnel senza fine di cui non vedi mai la luce, cioè tipo dai una materia e subito ti metti a studiare per l'altra. Non tutto il tempo, ripeto, cioè io sono sempre stata una persona più interessata a vivere che a prendermi la laurea con voti alti, cioè capiamo questa cosa. Però comunque anche se tu non stai studiando, hai sempre quel peso che in quel tempo dovresti star studiando. Quindi comunque non è mai, sai, non hai mai veramente tempo libero. Psicologicamente tu anche, è vero, magari tu sei uscito, però magari tu senti sempre quella cosa, sai, però non era tempo che mi potevo concedere. Non sono 2 anni in meno dalle vostre passioni che ormai mi salvano, dalla vostra crisi esistenziale sul cosa sto facendo della mia vita, sto seguendo il percorso degli altri, another brick in the wall, cose di questo tipo che anche io ho sperimentato su me stessa, quindi non sto dicendo queste cose come se io fossi esterna a queste considerazioni, però dall'esserci passata io vi posso dire che poi quando tu finisci la magistrale, o comunque ora sono, cioè nel senso sono già a buon punto, sono considerazioni che magari una è meglio che lascia sullo sfondo. Io preferisco aver fatto questi 2 anni e averli sottratti magari al viaggio, un viaggio che avrei potuto fare, un'esperienza. Però comunque sapere in cuor mio che tra virgolette un domani posso dire, sai, io ho fatto di tutto, comunque mi sono presa i miei pezzi di carta e ho fatto comunque quello che mi spettava fare. Cioè nel momento in cui mando il curriculum, so che se poi non mi prendono non è perché io avrei potuto fare di più, ma è perché comunque io, questo è come mi presento, se loro non mi prendono è perché io non gli piaccio comunque. Ma non è una cosa che diciamo che poteva dipendere da me, che poteva essere migliorato. Queste sono le mie considerazioni sul se dovete continuare o no. Ovviamente non voglio dire che l'università è appunto la priorità nella vita. Non voglio comunque che passi un messaggio totalmente diverso dalla persona che sono, dai valori che ho. Per me è importante vivere nella vita. Però non vorrei che qualcuno si trovasse nella stessa situazione di dubbio. Soprattutto persone che come me hanno un grande senso del dovere, ma anche un grande senso di libertà e di comunque stare fuori dagli schemi, quindi rispetto perché sto facendo questa cosa. Però spesso appunto se convivono in noi queste due parti, no? Allora tu cosa ascolti? La parte più hippie di te che ti dice ma che cavolo stai facendo, stai seguendo, cioè stai diventando appunto un altro mattoncino nel muro. Però appunto tu se vivessi male quella libertà che invece tu parti e fai, ti dedichi alle tue passioni, però forse non ti resterebbe quel pallino che tu in quei 2 anni, cioè passeranno quei 2 anni. Se state fuori sarà l'opportunità per scegliervi una casa vostra, avere litigi con i coinquilini anche, non è che sto dicendo che tutto rose e fiori, però comunque sarà un'opportunità enorme, sarà un pezzo di vita, cioè non è tutto, ripeto, ridotto, non riduciamo tutto allo studio. Noi ci siamo rotti i coglioni dello studio, ma comunque c'è della vita dietro l'università. Però se pensate poi
che poi quella materia magari riuscite a trovare un riassuntino, di quell'altra materia magari c'è il professore più bonaccione, quell'altra materia è bella e ti piace e quindi non ti pesa. Poi, cioè, ecco, come dice la canzone di Pink, nothing is as bad as it seems. Cioè, niente poi è difficile, è brutto, no? È duro come magari il pensiero ci fa credere, no? Non lasciamo che veramente la ferita dell'aver perso tanto tempo presso l'università, non lasciamo che questa ferita di saper di magari rischiare di star perdendo tempo dietro qualcosa che un domani non ti darà i suoi frutti, no? Perché magari appunto c'è chi come me pensa magari che poi nella vita potrei ritrovarmi appunto a lavorare con gli animali, dico ma allora, cioè ora che cosa sto studiando a fare tipo comunicazione o lingue, se non voglio fare la traduttrice, capito? Però, appunto, cioè cerchiamo di ascoltare tutte le parti di noi. Se c'è la parte di noi che è quella che ci dice, no? All'orecchio, però potresti pentirtene. Allora, ragazzi, se voi sentite questo tarlo, se lo sentite, se non lo sentite, tranquilli. Se lo sentite, fate la magistrale. Continuate, vi rompete il culo, tra virgolette, gli ultimi 2 anni. Continuate a fare nottate. A odiare l'università, però chi di voi si ritrova nelle mie parole e quindi sente questo senso di no, basta, non ce la faccio più l'università, devo vivere, devo spaccare il mondo, devo, cioè, la vita è altro, non è stare sui libri. Lo capisco, vi capisco benissimo, vi giuro. Però se siamo proprio noi quelli che alla fine ci viviamo meglio l'università. È poi la nostra passione verso la vita, che alla fine ci fa amare anche quello. Non volevo sprofondare nel metafisico. Magari siamo quelli che ne soffriamo di più perché vorremmo fare altro della vita, ma poi siamo anche le persone che, sapendo godersi la vita, ce la godiamo meglio di tutti l'università. Siamo quelli che riescono comunque a farsi le uscite mentre sono in sessione, sono quelli che comunque un voto, cioè non prendiamo un voto buono, un esame, chi se ne frega, la vita è altro. Siccome ci ho buttato tanto tempo nello studio, ci ho buttato tante risorse e tanto sangue, proprio per questo non lascio che siano gli ultimi 2 anni a, tra virgolette, un po' eclissare tutte le ore che finora ho fatto. Hakuna Matata, stiamo sereni, se poi volete abbandonare non pensateci più, se fate la scelta di abbandonare non dovete più starci comunque male. Siamo male solamente se ci lasciamo con i fidanzati, ma se lasciamo l'università no, perché non ne vale la pena. O continui o scegli di non continuare, però non ci devi stare male, non devi avere un rimorso un domani, perché se hai rimorso là non va bene.